Immaginate di svegliarvi in mezzo ad un bosco. Non sapete chi siete, dove siete e perché siete lì. L'unica cosa che avete in mente è un nome, Anna. Stiamo parlando del libro di Stuart Tarton. Il libro si intitola Le sette morti di Everett Hardcastle. Rimanete con noi perché adesso ne parliamo. Questo libro è un libro che vi lascerà senza fiato. All'inizio vi butterà un po' in confusione, sembrerà qualcosa di strano. Però, come vi ho detto all'inizio, immaginate di svegliarvi un giorno in un bosco dove nulla vi è familiare, neanche la vostra immagine riflessa. Non sapete chi siete, dove siete e perché siete lì. L'unica cosa che vi ricordate, chi ha a che fare con voi, è un nome, Anna. Ma voi vi chiamate Aiden Bishop, ma non sapete nemmeno questo, lo scoprirete soltanto in un secondo momento. Il nostro Stuart Tarton debutta con un libro che ha impiegato ben 12 anni per essere completo. E debutta alla grande con questo romanzo giallo fantasy ambientato intorno al Novecento, in una casa, in una tenuta chiamata, anzi, non chiamata, nella tenuta dei Blackgate. Tutto si svolge all'interno di questa tenuta, dove si dovrà celebrare un evento molto importante e molto atteso che non vi svelo, ma che includerà in sé anche altri piccoli accadimenti. Il nostro protagonista, Aiden Bishop, è un personaggio che è protagonista, ma non è protagonista. Questo perché? Perché ogni giorno Aiden si sveglierà all'interno di un corpo diverso. La sua personalità sarà molto latente all'interno del corpo che lo ospiterà e ogni giorno quello che lui farà all'interno di questa sua nuova incarnazione lo porterà sempre più vicino alla risoluzione di un enigma. L'enigma è chi ha ucciso Evelyn Hardcastle. Tutto questo avviene solamente e perché bisogna scoprire chi è l'assassino. Queste sette morti, da cui prende il titolo il libro, Le sette morti di Evelyn Hardcastle, avverranno non sette volte, ma una volta soltanto, ma per sette volte noi saremo costretti a rivivere questo evento fino a che non capiremo come, perché e chi ha eseguito l'assassinio. È un libro spettacolare che ti porta con la fantasia in una realtà davvero molto ambigua, ma davvero molto coinvolgente. Se voi vi doveste svegliare un giorno in un corpo che non è il vostro, con dei ricordi che non sono i vostri, con una personalità che non è la vostra, consapevoli di quello che sta accadendo, voi come vi comportereste? Lo scrittore Stuart è capace di trascinarti in questo racconto, immergendoti completamente in tutto l'ambiente che è intorno a noi. Boschi, case, capanne, laghi, tutto quello che noi leggiamo è realmente intorno a noi. Una lettura immersiva, in una realtà alternativa, ma molto molto stravolgente. Io vi consiglio di leggerlo, mi è piaciuto tantissimo. Ripeto, il titolo è Le sette morti di Evelyn Hardcastle. Lo scrittore è Stuart Tarton e non so se l'ho detto, ma lo ripeto eventualmente, 12 anni per finirlo. Non è un giorno, è un bel libro composto da più di 480 pagine, quindi una lettura abbastanza impegnativa, ma che richiede non solo l'impegno, ma l'attenzione, perché ogni punto, ogni virgola, ogni frase è posta esattamente dove deve essere affinché voi possiate essere orientati o disorientati dalla soluzione. Le sette morti di Evelyn Hardcastle, nella mia recensione vi do 5 stelle perché è un capolavoro, vi consiglio di leggerlo. Se questo video vi è piaciuto, io vi esorto a condividerlo, a commentarlo, a lasciare un like e a iscrivervi al mio canale. Seguitemi sui miei canali social come che c'ho io, TikTok, Instagram e Facebook. Che vi posso dire? Rimanete sintonizzati per le prossime recensioni. Grazie ragazzi.